Allora, stasera parliamo un po' di Internet of Things. Siccome l'argomento è vasto, perché comunque ci si potrebbe parlare per ore e ore, stasera facciamo più che altro una chiacchierata introduttiva con un paio di esempi di come si può usare. Tanto poi avremo comunque una serata più avanti dove sarà più specifica su una scheda in particolare dove ci sporcheremo un po' le mani, lavoreremo Ma sopra. è di venerdì, ho visto, o avete sbagliato la data? No, probabilmente sbagliato la data. Sempre mercoledì, venerdì Sempre il mercoledì. festa. Quindi, IoT, cioè Internet of Things. In italiano sarebbe letteralmente Internet delle cose o degli oggetti, che è un nome un po' particolare. Cosa significa? Significa fondamentalmente che si può collegare ad Internet qualsiasi oggetto che normalmente non dovrebbe essere collegato o il suo funzionamento non è stato concepito per quello. Quindi supponiamo una lampadina, una lavatrice, una telecamera, anche se vabbè, sono già anche pezzi d'arredamento, qualsiasi cosa che normalmente non ha nessuna utilità a essere collegata a Internet, si è pensato invece di collegarcelo. Perché? Perché si è visto che può avere parecchi usi e si può semplificare la vita in diverse situazioni. Che cos'è che è possibile collegare alla rete? In generale, teoricamente, tutto. Anche ad esempio animali, piante. Pensiamo ad esempio a alcuni progetti che si trovano su internet dove vengono gestite semplicemente magari la pianta nel terrazzo o più in grosso magari dei campi coltivati con sensori che gestiscono magari l'irrigazione o controllano l'umidità del terreno e così via. Quindi semplicemente basta avere un po' di fantasia e si può collegare qualsiasi cosa ad internet. Deve avere due caratteristiche però. Ovviamente deve essere collegato, quindi deve avere un indirizzo IP che ne identifica lo identifica nella rete e la capacità di scambiare dati appunto in rete senza bisogno dell'intervento umano. Quindi non ci deve essere un operatore che dice mando io questo dato, una persona dietro che dice mando io questa cosa. No, in automatico un dispositivo IoT manda, trasmette o riceve dei dati in autonomia. Quindi, a che cosa serve? In generale è quello di semplificare la vita. Comodità, ma anche sicurezza. Se pensiamo ad esempio anche ai progetti che ci sono delle case automobilistiche, quindi di guida autonoma o sensori che magari frenano al posto nostro, quindi in generale sia comodità che anche sicurezza. Qualche esempio, ci sono dei progetti, ad esempio di smart road, quindi macchine in grado di dialogare con segnali stradali, segnaletica. E quindi si riconduce appunto al discorso anche di auto che guida autonomamente. Oppure questo progetto che si chiama Streetline, che è in prova a Los Angeles, che praticamente utilizza dei sensori per i parcheggi e quindi chi fa parte di questa app, diciamo, e la sta provando, sa se c'è un posto libero e tipo magari il navigatore gli dice direttamente vai qui e gli trova il posto. O ancora i termostati intelligenti che sono in grado di imparare le nostre abitudini e ci permettono di risparmiare energia, oltre ad avere la comodità quindi di non dover impostare manualmente una certa temperatura, si abitua alle nostre abitudini. Quanti sono gli oggetti connessi? C'è una bella cifra. Allora, ad oggi parlano di circa 5, alcuni 8
8-10 miliardi. Si parla di 25 miliardi nel 2020, quindi sono un'infinità, praticamente ovunque. Quindi qui l'impatto sull'ambiente. Allora, praticamente questa, diciamo, lo IoT è come si dice, un campo molto in espansione. Quindi sicuramente avrà sempre maggiori campi di sviluppo. Già ad oggi ottimizzano, magari cercano di ottimizzare ad esempio l'illuminazione pubblica, si risparmia il 40% in consumi di energia elettrica, coltivazioni, come abbiamo detto prima, che possono essere gestite in maniera più efficace. In generale, tutte quelle cose dove diciamo ci vorrebbe una persona che 24 ore su 24 controlla la situazione e la gestisce al meglio. Quindi praticamente impossibile, i dispositivi IoT possono aiutare a ridurre i costi e gestire meglio la situazione. Rischi. Allora, il principale problema è che ovviamente tutti questi oggetti sono collegati ad internet. Quindi abbiamo già, ma avremo sempre di più sensori che ci circondano, che sanno quello che facciamo, quello che fa la nostra macchina, quello che succede in casa nostra, e tutti questi dati verranno raccolti e comunque saranno a disposizione, si spera limitatamente alla nostra cerchia, ma probabilmente saranno dati che comunque andranno in mano anche a qualcun altro. E quindi diventa potenzialmente una cosa rischiosa. Ad esempio, classico braccialetto per il fitness che rileva, che serve per quando andiamo a correre, cose del genere, potrebbe mandare dati ad aziende pubblicitarie che ci possono mandare della pubblicità legata a quello che facciamo. Oppure un ente finanziario potrebbe decidere di raccogliere dei dati, vedere, lo fanno già, però in maniera molto più semplice possono vedere ad esempio il nostro stato di salute e quindi ad esempio in questo caso per concedergli un meno mutuo. Oppure i termostati, come abbiamo visto prima, che sono, capiscono, diciamo, imparano le nostre abitudini e decidono qual è quello che vogliamo praticamente. Quindi se magari al pomeriggio ci piace la temperatura più bassa, più alta. Quindi sono piccoli oggetti autonomi che interferiscono con la nostra vita. In questo momento manca un quadro normativo. C'è stato un boom talmente elevato di questi oggetti che ad oggi non c'è una normativa vera e propria che ponga dei limiti, dei paletti, e quindi sta molto adesso alle persone, diciamo, non varcare certi limiti. Ad esempio, su quel link di YouTube c'è un video di due hacker che, vabbè, in collaborazione ovviamente con la casa automobilistica, però che diciamo, hackerano il sistema di navigazione, di gestione di un'auto e quindi la fanno bloccare mentre va, oppure anziché parcheggiare la fanno andare dritta, quindi andare giù in mezzo al prato. Oppure fanno partire tergicristalli in qualsiasi momento, riscaldamento che va, che non va. Quindi rischi abbastanza elevati in questo caso. Ovviamente, vabbè, non è che tutte queste cose poi avverranno, perché prima di lanciare sul mercato un prodotto penso che lo testino parecchie volte. Però comunque ci sono dei possibili rischi sempre. Però poi parliamo di almeno oggi 8-10 miliardi di oggetti.
Sì. e sta lì dietro a 8-10 miliardi. Esatto. Ok, quali settori trarranno i maggiori vantaggi nel medio periodo? Allora, innanzitutto, i settori dove probabilmente ci saranno i maggiori benefici saranno energia e trasporti. Giustamente l'energia è quella dove può. Si parla tanto di risparmio energetico per la salvaguardia del pianeta, eccetera, quindi il comparto energetico sicuramente ne trarrebbe vantaggio. E anche i trasporti, sicuramente, perché sensori che dicono qui c'è traffico, quindi devia subito che sia un treno, un autobus, delle macchine da un'altra parte. O gestione di magari vagoni, roba del genere, sicuramente possono trarre vantaggio. Spero che le ferrovie li usino anche. Sicuro. Ok, ha implicazioni etiche gli OT? Sì, questo è un caso, un esempio che fa capire bene, sempre legato comunque alle automobili, anche perché è il settore dove più si vedono, diciamo, i progressi che sta facendo. Stiamo parlando quindi di guida autonoma, quindi senza i sensori che facciano da orecchie e occhi per il computer centrale, non potrebbe andare da nessuna parte una macchina. Ad esempio, se una vettura guida autonoma ha come unica alternativa investire un bambino che sta attraversando la strada, quella di puntare verso un marciapiede dove camminano dei pedoni, che scelta farà? C'è una scena del film Io Robot, quello con Will Smith, non so se qualcuno l'ha visto, dove il protagonista è molto arrabbiato con i robot, non li sopporta, proprio li odia profondamente. E appunto questa scena del film salta fuori il motivo. E il fatto è che praticamente c'è stato un incidente in macchina, due macchine sono cadute da un ponte, quindi in un fiume, in un lago, adesso non mi ricordo. Una era il protagonista, in quell'altra macchina c'era una bambina. Un robot si è buttato, ha valutato tra la bambina e il protagonista chi avesse la maggior probabilità di salvarsi e ha deciso di salvare il protagonista. Eluce la morte perché avrebbe dovuto tentare di salvare comunque la bambina. Quindi sono situazioni dove potrebbero essere prese decisioni in maniera molto analitica, ma che per un umano sarebbero decisioni sbagliate. Quindi rientra, diciamo, un'implicazione etica, anche perché. Visto come stanno andando le cose in un futuro prossimo, dovremo convivere umani e macchine che pensano autonomamente, gestiranno dei loro compiti autonomamente e, tra virgolette, penseranno. Ma in quella situazione comunque pensi che non ci sia la componente comunque umana che è in grado di intervenire o che ha No, possibilità di secondo me intervenire? no. Non ci sono Faccio, né allora, elettrode, guarda, non c'è la un rettilineo. esempio molto stupido che magari non c'entra niente, però una settimana, aspetta un attimo, fermo. Lascio. Comunque, sono andato in banca per rifare la carta di credito. Quindi con me, lì, quello della banca, facciamo il tutto, ovviamente tutto a computer, segue la procedura, arrivo a un certo punto e mi fa, non te la posso fare. Perché la macchina non mi fa andare più avanti e non so che cosa vuole, non so che cosa gli manca. Quindi non è più l'umano che decide, caro computer, siamo arrivati qua, ti dico io che va bene se vado avanti. No, è la macchina che gli dice no, tu non puoi più andare avanti. Quindi secondo me. Io ci metterei anche perché secondo me è il programmatore di quel sistema che aveva due soldi. Probabile. È anche vero che se il programmatore di sistema che aveva due soldi, comunque però se uno ti dice, cioè, se tu non puoi andare avanti, di solito ti dice perché non puoi andare avanti. Se il
l'imperatore non è riuscito a capire perché doveva andare avanti, questo è il programmatore del sistema che non è stato capace di comunque, o perché magari lui non sapeva, ma in entrambi i casi la questione si può portare all'IoT, cioè in effetti se tu programmi male un dispositivo poi chi ha la responsabilità? Però non è così scontato che l'ultima parola spetterà sempre agli umani. Ok, adesso dopo aver fatto questa introduzione vediamo più o meno a grandi linee come funziona. Utilizza dei protocolli per comunicare tra i vari sensori. Ci sono protocolli, protocolli IP già esistenti, che sono l'HTTP, WebSocket e anche l'XMPP per somma gioia di Elena, credo, che lei la... Un programma di chat che si chiamava Mindanima, cioè... Non è il talk che ha fatto... E protocolli dedicati. Allora, facciamo così, andiamo direttamente su... Aspetta, glielo chiedono in alcuni applicativi, ti chiedono HTTP, okay. WebSocket, non so. Posso sì. Devo scegliere la modalità di visualizzazione. Ah, perché è cliccabile il link? No, però lo copio. Ah, ecco. E se era cliccabile questa? È troppo difficile, no, infatti. Così vediamo, anche qui c'è una descrizione più o meno di quello che... Vai via. Ok, allora... Quindi protocolli, abbiamo HTTP, WebSocket, XMPP che sono protocolli già, diciamo, generali. Quindi l'HTTP è il classico protocollo di internet, avvia le connessioni, diciamo, le unidirezionali, ecco, manda o riceve. Il WebSocket è un'evoluzione, diciamo, praticamente può mandare e ricevere allo stesso momento, quindi una comunicazione asincrona, e è la base dell'HTML5. E poi questo XMPP che è un protocollo di messaggistica e è molto scarno, quindi gli viene tolta tutta la parte che non serve di HTTP e sembra che funzioni molto bene per appunto mandare questi segnali, diciamo, ad esempio nei grandi elettrodomestici. Anche perché se permette di trasmettere i dati in formato XML, tu puoi trasmettere dei dati strutturati, quindi anche in una certa complessità. Sì. Il protocollo è semplice, ma ti permette di... La complessità dell'informazione che viaggia la decidi tu, componendo tutto il XML. Si basa proprio sul, diciamo, sulla parte di messaggio che viene mandata, sì, e non di tutto quello che c'è intorno. Anche se anche strutturato. Poi abbiamo protocolli dedicati per IoT. Abbiamo questo CoAP che sinceramente non conosco, ed è, dice che è allineato con HTTP, quindi è comunque basato sempre su HTTP. E poi abbiamo l'MQTT che è un protocollo open source abbastanza vecchiotto e fondamentalmente manda stringhe di testo, quindi né più né meno che semplicissimo, usa pochissima banda e... è molto utilizzato. L'MQTT mi sembra che ha il vantaggio che è multipunto, nel senso che tu hai un'entità che è quello che si occupa di distribuire le informazioni a dei destinatari. Questi destinatari si iscrivono a questo... questo app, diciamo così, è basato sul meccanismo Publish Ascribe. Esatto, Publish Ascribe, per questo tu puoi avere più dispositivi che ricevono contemporaneamente il messaggio. Sì. Tu mandi il messaggio in realtà
viene destinato a più dispositivi. Potete avere in mente il bus classico, il bus di sistema, cioè filo con la corrente elettrica e tanti fili. E tanti fili, esatto. Come sistema di sicurezza può avere la possibilità di ciclo? Sì. L'MQTT intendo. Credo di sì, sinceramente non ho mai approfondito di preciso. Un minimo di sicurezza c'è, adesso dirmi di preciso che... Non vorrei dire una cavolata, ma è MQTTS. Ah, esiste proprio già, però quello adesso non è citato. Non lo so, l'ho sentito solo in un altro. Basato su TLS. Poi questo lo vediamo bene la prossima volta, perché poi tutto quello che è basato su... Il protocollo che si usa dipende poi dal progetto che uno deve fare. Ad esempio MQTT va benissimo per sensori di temperatura, visualizzato la temperatura, perché è abbastanza lento. Lento parliamo magari ritardi di un secondo. Ovvio che se io devo accendere una lampadina premendo un pulsante, se mi tarda di 1-2 secondi, sì, non cambia molto, però è brutto da vedere. Peggio ancora se è un qualcosa che quando io premo deve fermarsi e non si ferma, ma si ferma dopo un secondo. Quindi lì magari utilizzerò un protocollo diverso come WebSocket. Mentre non agito tutto. Ok. Cosa si usa per creare uno IoT? Le classiche schede che penso tutti conosciate. Prima fra tutte Raspberry, Arduino con possibilmente un'estensione per il Wi-Fi o USB. Sono schede a basso costo e proprio grazie a questo che si moltiplicano in rete progetti di questo tipo. Quindi grazie al fatto che comunque sono schede open source, progetti aperti, gente può vedere, condividere, può comprarsi tutte le schede che vuole perché costano una scemata, chiunque può crearsi il suo progetto IoT e quindi quello che ha in testa può farlo. Questo è il sistema che stavo iniziando a parlare prima. Semplicemente ci sarà un punto centrale che è un punto di smistamento. In MQTT si chiama broker, io di solito uso Moschitto, però ci sono altri broker, ed è effettivamente come fosse un ufficio postale. Gli altri sono i vari client, diciamo, i vari sensori o dispositivi che visualizzano i dati, che appunto si devono iscrivere a questo servizio. Nel momento stesso in cui qualcuno manda un topic, si chiama topic, chi è iscritto lo riceve immediatamente. Quindi la differenza proprio con l'HTTP è questa, che nel momento in cui io voglio vedere un'informazione in HTTP devo essere io, client, col mio telefono a collegarmi per vederla, mentre con l'MQTT immediatamente, se sono iscritto, mi arriva nel momento stesso in cui viene mandato. Ok, adesso abbiamo visto tutto in teoria, costruiamoci una IoT, così stasera andate a casa e invece di andare a dormire vi mettete lì a smanettare. No, via tutti. Allora, cosa ci serve? Ci serve una scheda, in questo caso usiamo un SP8266, collegamento ad internet che dovremmo avere. Quindi possiamo farlo. Uno smartphone. Ma chiedo, sai, non si sa mai. Uno smartphone e un account di Blink. Perché Blink? Blink perché, ve lo faccio vedere fondamentalmente, perché è semplicissimo. Siccome prima abbiamo parlato di broker, protocolli, se è una cosa che faccio io sappiate che è semplice. Quindi io sinceramente mi metto Emilia a smanettare troppo con i vari protocolli e installa, disinstalla e fai, mancano i pacchetti e dipendenze.
Quindi se volete fare una cosa, tanto per iniziare, una cosa molto semplice, usate questo. Praticamente si occupa di essere il, tra virgolette, server. Quindi noi ci collegheremo tramite il nostro account a loro. Sicurezza, vabbè, ovviamente magari non fate un progetto dove aprite le porte di casa o attivate le telecamere dell'appartamento. È vero che ci sono la password, cioè, ti fornisce comunque dei codici per ogni applicazione che si fa, però insomma è sempre alla portata di tutti. Il vantaggio di questa applicazione è che comunque si può creare il proprio server, perché comunque è un'applicazione open source, quindi ci sono i vari sorgenti, tutti i vari pacchetti, quindi l'ho visto qua sotto. No, più sopra. Non c'è più. Comunque c'è proprio la sezione dedicata a chi vuol farsi il proprio server con Blink. Eccolo qua. Si può crearsi il proprio server, quindi se si vuole evitare di mandare i dati in giro per internet, Perché si non ha un crea il server tuo server dedicato. locale, quindi con tutti i vantaggi che andremo a vedere quali sono, senza dover per forza mandare i nostri dati in rete. Senza dover dipendere da un servizio esterno. Esatto. Ok, praticamente qua bisogna crearsi un account, io ce l'ho già, useremo poi il mio. E niente, so che Un server adesso. in locale o un server in rete? In che senso? Ma quel server Blink che crei? Rete. Nella tua rete locale No, o... no, no, lo colleghiamo con il loro server, Ah, quindi ci colleghiamo direttamente ad internet.